Riparte un nuovo anno scolastico, qual è la situazione? La situazione io credo che sia veramente drammatica per alcune scuole della nostra città e della nostra provincia. Io porto due esempi che sono l'Istituto Alberghiero Ipsar De Cecco, che ha una carenza di ben 21 aule e soprattutto che gira a ramingo in 6-7 istituti della nostra città, senza avere una destinazione unitaria e soprattutto senza essere rientrato ancora oggi in via Italica e in via dei Marsi, che sarebbero rispettivamente la succursale e la sede proprio di questa scuola. Il ritardo con cui i lavori sono stati e vengono condotti è veramente allarmante, sia per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione di quella parte di edificio che ha subito il problema noto di diversi mesi fa, sia per quanto riguarda invece la costruzione e il completamento di quella bellissima struttura che era stata ipotizzata, ideata, progettata con i finanziamenti messi a disposizione dell'attuale presidente della provincia e che purtroppo subisce oramai uno stop di sospensione dei lavori di quasi un anno. Per quanto riguarda il liceo scientifico Da Vinci invece la situazione credo che sia forse ancora più preoccupante, perché la provincia ha disdettato un contratto di locazione tempo fa senza prevedere una ubicazione futura di oltre 200 alunni. Questa è una cosa gravissima, perché a un atto ovviamente deve essere conseguente anche una sistemazione, avere idea di dove poi dopo allocare i ragazzi. Allora io mi domando, se è vero come è vero che è stato disdettato un contratto di locazione, cioè parlo della succursale di via Vespucci, evidentemente la provincia lo ha fatto perché sapeva che questi alunni potevano essere ubicati e allocati nella sede principale che sta su ai Colli. Allora mi domando, per quale motivo oggi questi alunni non vengono portati sopra?